Buongiorno a tutti. Mi chiamo Chen Xin. Vengo dalla Cina. Sono un cristiano della Chiesa di Dio Onnipotente. Sono felice di avere l'occasione di raccontare a tutti la storia della persecuzione che ho sofferto in Cina. Nel giugno del 2003, mentre mi spostavo in motocicletta per evangelizzare, la polizia mi fermò per un controllo dei documenti. Vide il libro sacro della Chiesa di Dio Onnipotente e mi portò via. Chiese ai poliziotti perché mi stavano arrestando, visto che non avevo violato nessuna legge. Uno dei poliziotti mi urlò: in Cina, essere credenti è appunto la violazione di una legge. Arrivati al posto di polizia, anche i membri dell'ufficio per la religione arrivarono per partecipare all'interrogatorio. Non ottennero da me nessuna informazione sulla chiesa. Così mi tirarono uno schiaffo. Subito dopo un poliziotto grasso mi prese a calci e pugni. Arrivata la sera, un poliziotto venne da me e mi legò i due pollici insieme con una corda di canapa. Legò così stretto che mi faceva molto male e non chiusi occhio per tutta la notte. Il secondo giorno la corda aveva già scavato dei solchi profondi nella carne. I pollici erano neri e insensibili. La polizia mi ordinò di divaricare le braccia e le gambe. Dopo qualche minuto avevo la fronte sudata e mi mancavano le forze per sostenermi. Il poliziotto mi schiaffeggiò diverse volte, poi mi picchiò sulla testa usando un libro. Il mio viso era stato colpito fino a bruciare dal male. Sentivo un ronzio nelle orecchie. Poi chiesi di andare in bagno. Me lo proibirono e mi coprirono di insulti. Dopo essermi trattenuto per tanto tempo, quando la polizia mi portò in bagno non riuscivo a urinare. Il poliziotto mi costrinse a tornare nella stanza dell'interrogatorio, dove mi forzò a inginocchiarmi su una padella di soli 10 cm di diametro. I bordi metallici del recipiente mi entravano nelle ginocchia, facendomi un male insopportabile. Dopo poco tempo caddi a terra. Senza che l'interrogatorio fosse mai stato portato a termine, senza nessun tipo di processo legale, il governo cinese mi condannò a un anno di lavori forzati, con l'accusa di aver violato l'articolo 300 del codice penale, usando un'organizzazione di Xie Zhao per minare l'attuazione della legge, un'espressione che il governo cinese stesso traduce con sette malvagie, ma che di fatto indica le religioni che non piacciono al Partito Comunista Cinese. Nell'agosto 2003 fu incarcerato nella struttura di rieducazione. Appena entrato nella prigione, i poliziotti iniziarono a istigare gli altri detenuti a tormentarmi. Sono stato costretto dai criminali della prigione a spogliarmi completamente e a mettermi a gambe e braccia divaricate, spalancando la bocca davanti a tutti. Poi quasi mi soffocarono, buttandomi un getto d'acqua continuo sul viso. In prigione i credenti sono considerati criminali politici, quindi del più basso livello. Sia i secondini, sia i prigionieri potevano maltrattarci e insultarci. All'interno della cosiddetta struttura di rieducazione si viveva una vita inumana. In 50 metri quadrati vivevano più di 70 persone. Le condizioni igieniche erano pessime. Ogni giorno dovevo fare 14 ore di lavori pesanti, ovviamente senza nessuna remunerazione. Ogni giorno si mangiava riso in bianco. Spesso dentro c'erano insetti e una zuppa di verdure senza un filo d'olio. Di conseguenza, durante il lavoro ero sempre stremato. I lavori pesantissimi, i maltrattamenti della polizia, le prepotenze degli altri prigionieri
Con la fame, la mente e il corpo stremati, alla fine mi fecero ammalare. Il problema è che in prigione non si ha nessuna cura medica. Il prigioniero nel letto davanti a me aveva anche provato a suicidarsi. Nella mia vita successiva spesso mi ritornano in mente queste scene. Nella notte spesso pensavo alla mia famiglia, ai miei fratelli e sorelle e alle canzoni che cantavamo negli incontri della chiesa. E mi chiedevo, riuscirò a continuare a vivere fino a rivedere i miei fratelli e le mie sorelle e anche i miei genitori? In questa sofferenza non mi restava che pregare Dio Onnipotente. Il passo delle parole di Dio che recitavo più spesso quando ero in prigione diceva: perciò, negli ultimi giorni, dovete rendere testimonianza a Dio. Non importa quanto sia grande la vostra sofferenza, dovreste continuare fino alla fine e persino fino al vostro ultimo respiro. Dovete ancora essere fedeli a Dio e lasciare tutto di buon grado a Dio. Solo questo è vero amore per Lui e una testimonianza forte ed eclatante. La parola di Dio mi diede fede e nuova forza, aiutandomi a superare il periodo di sofferenza e prigionia. Dopo il mio rilascio, la polizia si presentò a casa mia, facendo nuove domande e dicendomi che non era permesso continuare a fare parte della chiesa, altrimenti mi avrebbero arrestato di nuovo. Per nascondermi da un nuovo arresto da parte del governo e per la sicurezza dei miei familiari, non ebbi altra scelta che scappare, lasciando la mia casa. Nei 10 anni abbondanti in cui sono stato via di casa, per via dei continui controlli dei permessi di residenza da parte del governo e per via delle ricompense in denaro elargite a chi ci denuncia, che coinvolgono anche i comuni cittadini nella persecuzione dei credenti, ero costretto a cambiare casa molto spesso. Nel luglio 2015, fratello Xiu fu arrestato dalla polizia. Nel video di sorveglianza che avevano comparivo anche io. Sarei stato certamente arrestato di nuovo. Per disperazione, nel 2015 scappai per venire in Italia. In Cina si perseguitano i credenti e noi cristiani ci vediamo privati dei nostri diritti. Oggi l'Italia mi accetta temporaneamente in quanto persona perseguitata dal governo cinese. Spero che sempre più persone dotate di senso di giustizia seguano gli avvenimenti riguardanti la persecuzione dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina, in modo da aiutare i rifugiati religiosi ad essere accolti nei paesi di arrivo e che tutti noi possiamo finalmente godere della libertà religiosa. Grazie.